circa 14 miliardi di dollari in aiuti immediati e più di 400 miliardi a lungo termine. Con queste prospettive la proiezione di un film sulle distruzioni della guerra è iniziata da 2 giorni di conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Il Regno Unito, che ospita l'incontro, garantirà prestiti per 3 miliardi, ma il conto per l'invasione russa è in costante crescita. As we've seen in Bakhmut and Mariupol, what Russia cannot take, it will seek to destroy. They want to do the same to Ukraine's economy. And the scale of the challenge is real. The war brought a 29% fall in Ukraine's GDP last year. All'evento partecipano leader e rappresentanti di oltre 60 paesi. A loro si è rivolto il presidente ucraino in videoconferenza. Ukraine has activated all the power of solidarity for which the EU was conceived. And Ukraine is also activating the moral force of NATO. This is important for all of us. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha elogiato la resilienza del popolo ucraino, del suo desiderio di ricominciare da capo, libero dalla Russia. In just over a year, Ukrainians have cleared rubble from 2,000 kilometers of roads, rebuilt over 40 bridges, renewed 900 train stations and depots. And all of this while fighting a war for their own survival. Slava. Diversi leader hanno sottolineato l'importanza del coinvolgimento delle imprese nel futuro dell'Ucraina, che rappresenta l'obiettivo dell'iniziativa di investimento Ukraine Business Compact.